Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi prepareremo insieme dei biscotti al vino rosso, ma vi dico tutto dopo aver lavato le mani. Allora, gli ingredienti che servono per preparare i biscotti sono 50 ml di vino rosso, 50 ml di olio extravergine d'oliva oppure olio di semi, oppure un po' e un po', 50 g di zucchero e circa 200 g di farina. Allora, per prima cosa uniamo il vino, l'olio e lo zucchero e mescoliamo. Dopodiché iniziamo ad aggiungere un po' di farina e mescoliamo. Un po' per volta fino a finirla. Dovrà venire fuori un impasto morbido. Adesso ci aiutiamo con le mani. Aiutarci ad impastare, trasferiamo il nostro impasto su una spianatoia un po' infarinata e continuiamo ad impastare fino a formare un panetto morbido. Ok, il nostro panetto è pronto, deve essere molto morbido e non appiccicoso. Lo lasciamo riposare in frigorifero per circa mezz'oretta. A tra poco. Eccoci qua. Il nostro impasto adesso è pronto per dar forma ai nostri biscotti. Quindi, con un coltello prendiamo una piccola porzione di impasto. E facciamo delle striscioline perché mi piacerebbe fare come se fossero delle ciambelline. Quindi facciamo delle striscioline di circa un dito più o meno. Ok, possiamo anche tagliarlo a metà. Prendiamo le due estremità e chiudiamo così e passiamo la nostra ciambellina nello zucchero e la mettiamo sulla teglia con la carta da forno per essere infornata. Procediamo così fino a finire l'impasto. Ok, adesso siamo pronti per infornare a forno statico per circa un quarto d'ora, 20 minuti a 180 gradi. A tra poco! Ecco qua ragazzi i nostri biscotti sfornati e raffreddati. Ora possiamo metterli su un piatto, una ciotolina, pronti per essere mangiati. Io ne ho assaggiato uno e devo dire che sono veramente buonissimi, molto croccanti e hanno un odore squisito. Ecco qua, ora provateci anche voi. Ci vediamo alla prossima ricetta!